Fulvio Gagliardi è l'autore di Il tempo è compiuto, un saggio sull'evoluzione del nostro universo. In questa intervista ci parla del suo libro e dei motivi che l'hanno spinto a scriverlo. Lei, leggo dalla sua biografia, che ha fatto comunque una carriera strepitosa Non nell'aeronautica esageriamo. militare. Mi incuriosiva come mai a un certo punto poi ha sentito l'esigenza di scrivere un libro e soprattutto questo genere di libro. Beh, in realtà io sono sempre stato un po' appassionato di argomenti scientifici, fisica e di cosmologia e comunque questo è il primo saggio di carattere puramente scientifico che scrivo, perché in realtà io ho scritto anche tre libri di una trilogia fantascientifica nei quali è delineato un po' in maniera non dettagliata la teoria che poi espando in questo saggio. Per cui io ho pensato, dopo aver scritto quei libri, mi pareva giusto dare il giusto peso, il giusto merito anche al contenuto scientifico che in quei testi era appena accennato. Che tipo di ricerche ha svolto per poi arrivare alla stesura definitiva di Il tempo è compiuto? Sono anni che insomma mi tengo aggiornato su quelli che sono gli studi e le ricerche nel campo della cosmologia, oltre che ovviamente tutte quelle che sono le conoscenze della fisica della materia, quindi fisica delle particelle e tutte le teorie connesse. Io immagino che però tutte queste ricerche, come dire, questi anni comunque di passione che l'hanno portata ad interessarsi a questi argomenti, non è stato facile poi racchiudere tutto questo sapere in un libro che poi alla fine non è neanche lunghissimo. Io vorrei aggiungere una cosa, che questo saggio per la prima metà è un po' un'illustrazione di quelle che sono le teorie acclarate, quelle consolidate, accettate da tutti. E poi da una metà in poi prende corpo quella che è la mia ipotesi, la mia teoria su quella che è l'evoluzione dell'universo. Infatti il punto chiave dell'evoluzione dell'universo è che a partire, come è scritto nel testo, lì, dai 7 miliardi di anni in poi, dall'inizio del Big Bang, l'universo cominciava ad accelerare e gli scienziati non capiscono in realtà ancora bene perché c'è questa accelerazione. Ci sono delle ipotesi, cioè l'accelerazione nell'espansione, ci sono delle ipotesi che vanno per la maggiore e che questa accelerazione sia dovuta a una ipotetica energia oscura. Energia oscura che guarda caso fa un po' riferimento anche alle ultime scoperte del bosone di Higgs. È come, se vogliamo immaginarcelo, è come un mare liquido nel quale le particelle dotate di energia si muovono e più hanno energia, più trovano resistenza. E questa resistenza è, in parole povere, quella che è la massa. Allora lì si pensa che in realtà più è il valore dell'energia del bosone di Higgs, questa energia del bosone di Higgs più è alta, e quindi siamo intorno ai 126 GeV, e più si può pensare che sia denso questo campo che lui emana. Allora questa densità, se è molto alta, succede che l'universo, accelerando, a un certo punto, siccome la densità sarebbe alta, allora viene decelerata, e quindi alla fine dell'universo sarebbe un universo che si ricontrae. Al di sotto di un certo valore, invece, questa decelerazione, questa densità che abbassa, non riesce a fermare l'accelerazione, e l'universo invece si espande indefinitamente. Ma questo secondo quelle che sono le idee un po' che circolano. Io invece ho saltato completamente il discorso e ho detto, ma invece di pensare a una strana energia oscura che non si sa se c'è, se non c'è, si riesce a capire, perché non pensiamo alle cose più ovvie? Se una massa accelera, vuol dire che è attratta da un'altra. Allora io dico, in realtà il Big Bang non è un fenomeno unico, ma è un fenomeno continuo, pulsante. Cioè ogni pulsazione del Big Bang viene espulso un universo.
Allora, prima del nostro ne è stato espulso un altro, che si trova a 40 miliardi di anni luce di distanza. Uh-huh. Questo qui ci attrae. E quindi ci sono dei riscontri numerici che potrebbero in qualche modo confermare l'idea che esprimo nella teoria. Senta, invece, a parte gli addetti ai lavori, comunque gli appassionati, a chi si sentirebbe di consigliare questo testo? Beh, intanto sì, come ho detto, gli appassionati sicuramente dovrebbero trovare diletto a leggere queste cose, diletto da un lato e difficoltà dall'altro, perché in realtà nell'annesso dove ci sono tutti i calcoli è un po' difficile destreggiarsi. Ad altri onestamente non so, francamente non lo so, perché se uno non è appassionato di queste cose è difficile. E onestamente oggi mi pare che non ci sia molta gente che è curiosa di sapere come è fatto l'universo in cui si vive, come è fatto il mondo che ci circonda. Senta, le faccio un'ultima domanda, le chiedo di riassumermi in una frase cosa rappresenta questo libro per lei e cosa vorrebbe che rappresentasse per chi la legge, per il suo pubblico. Per me rappresenta l'essere arrivati a un punto a cui io da anni mi sforzavo di arrivare, quindi sono soddisfatto di perlomeno di essermi raffigurato in maniera coerente secondo le mie idee, come è fatto il mondo che mi circonda. Per i miei lettori vorrei che si rendessero conto, toccandolo con mano, leggendolo, di come veramente è fatto l'universo e di come questo universo illimitato in realtà è limitato anche, e nello stesso tempo illimitato è limitato, perché poi, come si dice nel saggio, è chiuso su se stesso, sarei felice se facessero una riflessione come è limitato e chi lo limita. Chi lo limita, secondo me, è qualcosa, per definizione, se uno è limitato da qualcosa, vuol dire che quel qualcosa che lo limita non è fatto della materia di quello che è limitato, quindi è il soprannaturale, è il trascendente. E quindi in fondo, leggendolo, io vorrei che il lettore si facesse un po' un'idea più ragionata di come può essere il trascendente, di come può essere il creatore. Il tempo è compiuto di Fulvio Gagliardi è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.